e continuiamo a parlare di Forge Takeoff. Nella recensione precedente avevamo visto la Fortnite Bank, che è praticamente il barbecue di casa Forge Takeoff. Oggi, nello specifico, andremo a vedere una borsa che fa parte della linea Hydra, sempre di Forge Takeoff, e si chiama Tabletop Bag. Questa di Forge Takeoff è una borsa che nasconde al suo interno qualche astuzia, qualche utility che la contraddistingue dalle borse che sono presenti nel panorama del car fishing e che siamo abituati a vedere. Ora, nello specifico, andremo a vedere e a scoprirla tutta quanta. Già fuori troviamo alcuni dettagli non da poco, che però tutto sommato è nello standard della buffetteria delle borse che siamo abituati ad avere, insomma. Beh, tracolla per il trasporto a spalla, quindi tracolla in cordura, una parte gommata, anche non troppo rivestita con coso, vabbè, ma questo è un in più. Il primo punto da notare sono le maniglie che stanno in piedi da sole, perché sono semirigide, comunque costruite in materiale plastico, morbido al tatto, e quindi grazie a questo incastro le maniglie risultano essere sempre pronte per prendere la borsa e partire. Una volta che io sgancio queste maniglie, posso accedere alla parte interna, a quello che poi la borsa contiene. Quindi coperchio della nostra borsa, che può fungere già così da un tavolino su cui operare, perché comunque è in eva ma rigido, ok? Quindi due cerniere, doppia zip per l'apertura, ed è una zip che comunque è abbastanza robusta, quindi ci permette e ci dà la sensazione di solidità. Andiamo a aprire il contenuto e vediamo che la borsa è realizzata completamente in eva, rigido, e quindi è un materiale che possiamo tranquillamente lavare una volta arrivati a casa, se inavvertitamente abbiamo rovesciato all'interno liquidi o quant'altro, perché questa borsa si presta in maniera eccezionale a trasportare dalla minuteria alle esche. Se abbiamo dei liquidi all'interno e questi inavvertitamente vengono rovesciati all'interno della borsa, non c'è problema, perché con una semplice spugna e un po' d'acqua anche sotto il rubinetto si può lavare benissimo. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa troviamo all'interno, perché prima ho detto che ci sono diversi utility, e quindi il primo che troviamo è un cestello anch'esso in eva. Ah, non ho detto che le pareti sono in eva da 1,5 mm, mentre il fondo è da 3 mm, e quindi stiamo parlando di materiali di un certo spessore, quindi anche resistenti. Lo spessore ne dà la consistenza, la rigidità e quindi la solidità, ma anche poi fa sì che in sponda, se dovessimo mai urtare il prodotto con qualsiasi cosa, anche con taglierini e quant'altro, è comunque un prodotto più resistente rispetto magari ai 0,8 che troviamo in molte borse. Quindi, primo accessorio, ripetiamo, una vaschetta, poi vediamo a cosa serve. Ma non sono finiti qua, perché all'interno troviamo anche una borsa, un altro recipiente, un altro utility box che ci permette di andare a stivare all'interno qualsiasi tipo di cosa. Si potrebbe inserire dentro PVA o accessori vari per l'innesco, quello che preferiamo. Il coperchio di questo è trasparente, quindi ci permette di vedere cosa c'è all'interno. Logicamente tutti questi accessori non sono a caso inseriti dentro per riempire lo spazio, no, hanno una loro funzionalità e soprattutto hanno un loro gioco di incastri che ci permette questo di andare a ottimizzare al 100% lo spazio. Come funziona? Funziona che facciamo finta che questa borsa sia piena di esche, e quindi all'interno qua abbiamo le nostre esche preparate, e io questa cosa qui, questa vaschetta più piccola, la prendo e la vado a posizionare sul lato della borsa. Posso chiudere benissimo e questo rimane sempre operativo. Qui possiamo mettere i nostri aghetti, i nostri inneschi, e quindi essere pronti da prendere in mano, operare, attaccare e via si parte. L'astuccio più grande invece può andare benissimo qui sopra, e
all'interno se ho i miei PVA, le mie cose che mi servono durante la sessione, una volta sollevato il coperchio, le trovo a portata di mano. Il coperchio che, anche se questo è montato sopra, si chiude, la cerniera si chiude. Quindi il contenuto è sempre protetto da agenti atmosferici o quello che è, e, però con una semplice apertura di zip ho tutto quanto a portata di mano. Diciamo che, beh, ve la faccio vedere anche questa, che lo scomparto più piccolo può essere attaccato all'interno del secchio e comunque si chiude. Dite voi, ma allora quello grande ti rimane fuori. Non è vero. Perché? Perché se ho le esche a metà cassetta, ricordiamoci che questo può andare all'interno, ok? E sopra ci vado a stivare il mio, la mia vaschettina con tutti gli inneschi. Adesso io ho fatto degli esempi, ma poi ognuno ci mette quello che preferisce all'interno, ok? Quindi rimane tutto quanto a portata di mano. Chiudo e quando non la sto usando rimane completamente isolata. Logicamente è isolata anche dall'umidità, perché è tutta completamente in eva. Prendo il mio gancio, lo chiudo e la borsa si trasporta. Un bel prodottino, direi. Questa era la Tabletop Bag di casa Forge Takeall. Prodottino veramente efficace ed è secondo noi da avere per ottimizzare al massimo. Con questo è tutto, non mi resta che salutarvi, invitarvi a mettere like se il video vi è piaciuto, a seguirci nella recensione, in basso o nei vari link che trovate messi qua e là, troverete anche le recensioni precedenti dei vari prodotti di casa Forge Takeall che fino a questo momento abbiamo recensito. Amici, vi saluto, ci vediamo alla prossima, sempre su Product Review, sempre su Carpage, ciao!